Noi siamo i Divergens! E oggi? Oggi ci sentiamo un po' incazzati con il mondo e abbiamo giudicato le persone. Ma come cazzo mi sei vestito? Due! No, sotto. Ma con questi capelli, chi è la donna della coppia? Simpatico. No, è una mia impressione così iniziale. Poi pure quello scaldacollo non ti dona parecchio, cioè fa un pochino schifo. Ma non è per essere cattivo, giuro, sono solamente le mie impressioni. La maglietta di che cos'è? Della Guinness, è della Guinness. La birra, è un alcolizzato, vedi che sei uno stronzo. Secondo, ma pure tu non gli dici qualcosa? Secondo me quella maglietta non ti dona affatto. Ma il negoziante, quando te l'ha venduta, non te l'ha detto? Cioè, state voi due e piove? Piove, strano, cioè, solamente quando venite voi due al pincio piove. Perché? Non mi portate un po' sfiga. Io non t'ho mai visto, e manco a te, però sta piove. E ci stai te. Cioè, ti rendi... No, io vi ho visto arrivare, È vero, sei arrivato e è piovuto, è una cosa assurda, pazzesca. Guarda, lui è tipo sconcertato. Ma secondo me ha fatto la danza della pioggia, sto stronzo. Ah! È un peccato. Ancora non sa cosa dire. Non sa cosa dire. Umile. Inimidela. La pippa. Oh no. Quel giacchetto sembra quello di Arlecchino. Hai preso? Potresti andare qui al teatro a fare un bello spettacolo. Ti giuro, è una cosa... Ti prenderebbero di sicuro, non dovresti neanche fare il provino. È bello e brutto allo stesso momento quella giacca. Ti giuro, è... Dove l'hai presa? A Roma. Il negozio... No, l'hai presa a Roma, no, ma non mi dici. Le ragazze. Soprattutto tu hai un po' lo sguardo da ragazza. Con questi capelli un po'... Come dire? No! Non farò mai il gioco della saponetta con te, sappilo. Ma io non ti attiro. È più bello lui. Beh, in effetti con questa non barbetta. Perché me la sono appena tagliata, vedi? Tu pure te la dovresti tagliare, perché sei una merda. Infatti, voglio tutta la femminilità di anche. Poi quell'orecchino, hai presente che c'hai l'orecchino con gli anellini intorno? Non te li dovevi mettere, perché fa veramente schifo. Se era un orecchino normale, invece era molto bello. Invece posso dire l'unica cosa che apprezzo, diciamo, di questa situazione? La borsetta azzurra, perché io sono della Lazio, se c'era il bianco faceva proprio pandan. Beh, giusto. Alla fine lei è bianco. Perché? Non è una marca delle migliori, Cioè, qua. Non mi interessa, è meglio il vintage. Vintage. Alla gente piace il vintage. Una volta cosa piaceva la gente? Una volta piaceva le poppine, invece adesso c'è il vintage. Molto divertente, vero? Guarda, mi dispiace dentro, ma quella borsa fa un po' cagare. Beh, raga, chi c'è? Ma scusa, io sinceramente mi sono sempre chiesto sta cosa. Ma perché voi hipster attaccate? Sei hipster. Sei molto hipster. Perché attaccate, lasciate gli adesivi, sì, di sti cosi? Staccare, io sì. Non te lo volevo staccare, okay. Tranquillo. Perché? A parte, vabbè, è la marca, poi ci sta la taglia del cappello. Fa proprio tutto a memoria. Certo. Comunque, secondo me fa schifo. Vabbè, sì. È stata una conversazione esilarante, giuro! Ma come fai a farti crescere la barba così? No, ma come fa a crescere la barba così? Ah, oh, ok, ciao. Ciao, e... Sì, anche io c'avevo le basette. È stato, ti giuro, un grandissimo piacere dialogare con te. Ciao, tagliati la barba, orecchino diverso, cambia maglietta e pure scaldacollo. Tagliati i capelli e sarai un bijou. Ma che ciao. Giuro, scusami, però è la poi sul viola, veramente un viola brutto di merda, proprio di merda. È un viola bruttissimo. Perché è una borsa così brutta? Scommetto che te l'ha comprato tua madre, perché tua madre ha veramente dei gusti schifosi.
Ognuno. No, vabbè, certo. Guarda, scusa, ma tu cosa c'entri? Ho non capito. Abbiamo usato volgarità noi. È gentile la ragazza. È gentile. Non volevo offendere. Non volevo offendere, era una sola. Era soltanto una, diciamo, un'affermazione. Lupo, tu non stai dicendo niente. Voglio... Che confabula con noi. Cioè, scusa, tu dovresti essere il maschio alfa, colui che la difende. Invece no, zero. Invece no, sei più stronzo di quella borsa brutta. E fai anche più schifo di quella borsa brutta. Ma non nel senso che sei brutta, nel senso che sei una bruttissima persona. È una brutta persona. Sì. Federico Arlecchino. Chi è? È preciso. Meglio di così, proprio si muore. Devi andare là. Però cazzo, davvero io non ce la faccio, questo cappello è orribile. È bruttissimo il colore. Lo so, è brutto, però a me non tiene caldo. Sì, poi c'era Leonardo, no? Che stava a fare tutto. Ma che cappotto di merda c'ha questo? Oddio, troppo brutto. Ma dove l'ha preso? Da cinesi? No, nel senso che c'è un cappotto di merda. E beh, che cazzo vuoi? No, secondo me è pure, però. No, ma... Cazzo vuoi, levati. No, ma è un cappottino normale. No, calmo. Calmo. No, tranquillo. È uno scherzo, tranquillo. È uno scherzo, stiamo riprendendo da lì.